Voilà, cari amici di La Mia Vita Spaziale, oggi parliamo ancora una volta del nostro desktop, ma per concentrarci sempre di più sul nostro lavoro, ma lo vediamo subito dopo la sigla. La Mia Vita Spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Eh sì, è un'evidenza che siamo sempre più distratti in questo secolo. Siamo noi uomini e donne occidentali sempre distratti da mille notifiche, mille cose che ci disturbano e quindi la nostra capacità di concentrazione è sempre meno. Questo perché la nostra mente è capace di vedere tutto quello che ci circonda e siccome l'uomo da tempi immemorabili deve sopravvivere di fronte alle minacce, i nostri occhi, i nostri sensi, le nostre orecchie, tutto di noi, anche la nostra pelle percepisce tutto l'ambiente che ci sta intorno e quindi il cervello è come un processore che deve continuamente elaborare tutto quello che vede. E se ci sono tanti input, cose che si muovono, luci, colori che ci circondano, nel nostro cervello, anche in background, noi non ce ne accorgiamo, ma si affatica molto. E quindi se dobbiamo lavorare e concentrati su un qualcosa che di concreto che dobbiamo elaborare o su cui dobbiamo pensare, e consumiamo moltissime energie, non ci vengono le idee, non riusciamo a scrivere, c'è il blocco dello scrittore, non riusciamo a memorizzare, insomma tanti problemi nascono proprio dalla disattenzione. Allora è per questo motivo che voglio parlarti di una piccola applicazione che sta in background sul mio Mac e che mi accompagna sempre ormai direi da anni. Fa una cosa molto semplice ma molto molto utile ed è per questo che voglio consigliartela. Questa piccola app si chiama Haze Over, metto il link del sito che presenta le sue funzionalità nelle note dell'episodio. Cosa fa Haze Over? Quando tu la lanci puoi regolare con un piccolo cursore a destra e a sinistra da 0 a 100% di che cosa? Di una maschera, diciamo, che oscura, rendendo tutto più buio, ciò che non ti serve in quel momento quando tu stai, per esempio, guardando una finestra. In sostanza, che cosa fa Haze Over? Quando tu selezioni una finestra, ti oscura tutte le altre che ci sono intorno e che stanno, come dire, dietro. Quindi tu ti concentri esattamente solo su quella finestra aperta. Non so se capita anche a voi di avere un desktop pieno di finestre, perché magari c'è il desktop stesso con sopra tutte le icone delle cose, i documenti su cui stai lavorando. Hai aperto una finestra di Word, poi il calendario, poi non so, Telegram, chi più ne ha più ne metta, e quindi se tu stai lavorando per esempio su un testo, stai scrivendo un articolo con un processore, io uso Page, ma nel background ci sono tutte queste finestre aperte, il cervello si affatica di più. Con questa applicazione in automatico puoi decidere fino a che punto scurire tutte le altre applicazioni, fino a farle diventare proprio nere, farle sparire, però rimangono, ma l'unica finestra illuminata è quella su cui stai lavorando. Voi direte, ma è una cosa molto semplice, davvero funziona? Io ti assicuro che funziona alla grande e il riposo mentale è veramente incredibile per una cosa così semplice. Non so se ci sia anche per Windows questo programma, ma certamente è molto molto utile e ti posso assicurare che con il mio Mac io la tengo sempre accesa, cioè la carico quando il Mac si inizia il suo lancio e semplicemente funziona. E quindi io davvero non ci pensavo più da un sacco di tempo e quando dovevo preparare questo podcast ho detto ma questa cosa qui che mi sta
proprio dietro le spalle può essere utile a qualsiasi altro mio utente che sta ascoltando questo podcast della mia vita spaziale. Ecco, una cosina molto molto semplice, quella che ti ho suggerito oggi, che riguarda sempre la produttività, sia per le cose normali della vita che stiamo facendo, compreso, non so, guardare Facebook, sia per il nostro lavoro, per la nostra produttività durante il lavoro. E questo è proprio lo scopo di questo podcast, che vuole rendere semplici le cose difficili e soprattutto vuole aumentare la nostra capacità di usare i nostri computer e soprattutto quei dispositivi mobili che abbiamo nella tasca. Questo è lo scopo che mi prefiggo con questo podcast. Ormai stiamo veramente galoppando come numero di partecipanti, di ascoltatori. Io ringrazio te che mi stai ascoltando in questo momento e tutti quelli che mi stanno seguendo con grande fedeltà due volte alla settimana quando pubblico il podcast La mia vita spaziale. Se sei nuovo e non l'hai mai fatto, anche se sei vecchio nell'ascolto ma non l'hai mai fatto, metti subito in questo momento, se stai usando iTunes oppure Spreaker, delle stelline o il tuo commento su questo podcast, perché questo lo aiuta molto nella diffusione, perché quando diciamo ci sono delle reazioni, delle reaction sul podcast, allora davvero vuol dire che viene ascoltato, che suscita dibattito, che suscita interesse, e io spero che questo podcast sia di tuo interesse. Se hai anche delle idee da suggerirmi, delle domande da farmi, lo puoi fare attraverso il mio canale di Telegram che è AB Comunica, e con questo canale tu puoi lasciare il tuo messaggino personale al sottoscritto, e questo mi è molto molto utile per tutto quello che sto facendo, e tutte le domande riceveranno adeguata risposta, perché la nostra vita sia sempre più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.